Non è facile ricostruire una storia politica della RAI. Per esempio, parlando di intellettuali, Topo Gigio sarà stato di destra o di sinistra? E Mago Zurlì, e Mike, buongiorno, Pippo Baudo, le sorelle Carlucci, i membri del quartetto Cetra erano equamente distribuiti tra le forze politiche oppure erano egemonizzati da Virgilio Savona, noto comunista? E come hanno potuto lavorare insieme per tanti anni Tognazzi e Vianello, uno di sinistra e l'altro di destra? C'era forse un patto segreto tra il governo e i comunisti? Per avvicinarsi ai giorni nostri, Amadeus, Lavenier, Fiorello, Le Carlucci, Bruno Vespa, sono di sinistra o di destra? Beh, Vespa l'ha messo lì Cavour, quindi destra storica. Dunque, se questo discorsetto vi sembra cretino, è perché lo è. Non è possibile spiegare con la politica una storia che con la politica c'entra solo fino a un certo punto. La storia della RAI è fatta di persone, di programmi, di idee e poi anche di ingerenza della politica. Il primo pezzo del lavoro, le persone, gli artisti, gli autori, per fortuna è quasi sempre stato più forte del secondo aspetto, che è il signoraggio dei partiti. Infatti nessuno si è mai chiesto se Topo Gigio fosse di destra o di sinistra, era Topo Gigio e tanto bastava. Oggi però, se Topo Gigio tornasse in onda, tutti si chiederebbero a quale partito è in quota. E se tornasse il quartetto Cetra, sia ben chiaro che dei quattro, uno deve essere meloniano, uno leghista, uno grillino e il quarto del PD. Poi quello grillino e quello del PD comincerebbero a litigare, annullandosi a vicenda, e così diventerebbe il duetto Cetra, solidamente governativo. E verrebbe finalmente messa a tacere la ben nota egemonia culturale della sinistra, spiegata così bene proprio su quella poltrona bianca poche settimane fa dal ministro della cultura Sangiuliano, fonte autorevolissima quanto a cultura. Ha detto che alla RAI ci sono gli stalinisti. Deve essere stato terribile per lui riuscire a sopravvivere allo stalinismo, riuscendo nel frattempo a fare per molti anni il direttore del TG2. Chissà se lo tenevano nelle segrete o gli avevano dato un ufficio. C'è un brutto clima recriminatorio e abbastanza meschino. C'è la tendenza a incasellare tutto dentro una griglia che è al tempo stesso troppo piccola e troppo vaga. La politica, per la precisione, la politica dei palazzi romani, del sottogoverno, degli amici degli amici, così che tutti siano costretti a sentirsi in debito con qualcuno, ma per quanti siano i posti disponibili, e sono parecchi, sono molte di più, per fortuna, le persone che hanno fatto da sole e continueranno a fare da sole. Se fossi un intellettuale o un artista o un giornalista di destra, in questo momento sarei molto preoccupato, perché in questo clima balordo, se lavoro per la RAI, tutti diranno che è solo perché sono di destra e sono salito sul carro del vincitore. Ma sul carro del vincitore in genere sale chi non dispone di mezzi propri, i mediocri, gli intruppati. E nessuno penserà che lavoro alla RAI perché sono bravo, penseranno tutti che ci lavoro perché sono di destra. E magari invece io sono proprio bravo, di destra e bravo. È giunta l'ora di una riflessione, chi può permettersela? La RAI è dello Stato, non dei partiti. Sono due cose molto diverse. Finché lo Stato è tutti, i partiti sono qualcuno. Finché la RAI comanderanno i partiti, nominando i dirigenti, perfino il direttore di Isoradio, giuro, notizie sul traffico, nomina partitica, l'atmosfera rimarrà tossica. Ed è un peccato perché la RAI è un pezzo importante di questo paese e ci lavora anche un sacco di gente per bene. E a proposito di chi qui dentro lavora, chiedo aiuto al regista. Cristiano, per piacere, adesso fai vedere al pubblico un intellettuale di destra. Grazie. Adesso fai vedere un intellettuale di sinistra. Grazie. E adesso fai vedere un intellettuale che ringrazia, saluta e se ne va. Vieni Gigio, andiamo. Michele Serra. Grazie Michele, a te.